detto che la pasta fa ingrassare aveva ragione solo a metà. Dimenticava di dire che la pasta fa ingrassare se si mangia in eccesso, a pranzo, a cena, ogni giorno, sempre solo di farina bianca raffinata, condita con sughi pesanti e poi seguita da una vita sedentaria. In questo caso il peso lievita, cresce di sicuro. Allora sono i carboidrati della pasta che hanno una brutta fama. È vero, ma oggi voglio riabilitare questa cattiva reputazione della pasta. Del resto, se fa parte della dieta mediterranea, che è tra le più sane al mondo, non può fare solo male. Ma per mangiare la pasta in modo che ci faccia anche dimagrire servono i giusti accorgimenti. Ecco quali sono. Prima di tutto, è vero che l'amido della pasta può causare un aumento della glicemia e dell'insulina, ma l'accorgimento fondamentale è questo. Per attenuarlo, bisogna abbinare la pasta sempre a proteine, grassi e fibre. Le proteine dovrebbero riempire un quarto del piatto per mantenere la massa magra e favorire la perdita di grasso. Le migliori da abbinare alla pasta sono quelle magre, pesce, carni bianche o meglio di tutti legumi come da dieta mediterranea. Evitare i formaggi perché insieme alla pasta formano un abbinamento bomba, nemico della linea. I grassi da abbinare alla pasta sono quelli sani, va benissimo l'olio d'oliva. L'accorgimento è usarlo a crudo e non versarlo dalla bottiglia, ma con un cucchiaio, anzi proprio un cucchiaio è sufficiente per un piatto di pasta. Le fibre non serve aggiungerle perché sono già dentro la pasta se è integrale, che contiene la crusca, che è lo strato esterno, il germe, la parte più interna, e l'endosperma, la parte amidacea del chicco di cereale. A differenza della pasta bianca composta solo di amido. Ecco per esempio la classica pasta e ceci o pasta e fagioli, buonissime, sono piatti unici, completi, con cui si può benissimo rispettare la dieta. Così si ottengono effetti dimagranti senza impoverirsi di nutrienti e senza spegnere definitivamente il metabolismo. Se ami anche tu la salute naturale, metti un bel mi piace e condividi questo video, trendy e sano, naturalmente. Ciao!